Lunedì 17 febbraio, appuntamento con uno speciale campionato, ospite Pietro Musca, il cosiddetto Maradona dei fotografi. Non parliamo di fotografie, parliamo di calcio. E allora, ieri big match Lazio-Inter, ha vinto la Lazio in rimonta, adesso la Lazio è a un punto dalla Juve. Tu credi davvero che la squadra di Inzaghi possa vincere lo scudetto? Ma fino a qualche giorno fa, prima dell'incontro con l'Inter, avevamo tutti sperato in questa Inter anti-Juve, e invece dalla prova di questa domenica mi è sembrata un pochino la squadra ancora incompleta, no? Ne parlavo prima con l'altro esperto di calcio, il vostro frequentatore, il mister Luciano Tarallo, di questa cosa, questo errore che secondo me è abbastanza anche grave, quello di Conte, nel momento in cui ha visto la lista dei suoi giocatori, non si è reso conto che in effetti non poteva fare un campionato intero con un solo portiere, quindi secondo me è stato un errore abbastanza grave e ne sta pagando le conseguenze. Senti, io ho scritto oggi stamattina che con questa partita la Juventus ha vinto lo scudetto, l'avrebbe vinto probabilmente a prescindere. Io non credo alla Lazio che possa vincere lo scudetto, perché sta facendo un campionato straordinario, decisamente superiore a quelle che sono alle attese, alle sue potenzialità, però insomma un tantinello di fortuna in tante partite l'ha avuto, tante vittorie dopo il 90esimo, contro il Napoli strameritava di perdere, poi l'errore di Ospina, contro la Roma strameritava di perdere, l'errore del portiere della Roma, adesso anche la casualità di trovarsi un Inter senza il suo miglior giocatore, appunto il portiere. Credo che la Lazio non sia all'altezza della Juve, fermo restando che sta facendo un campionato straordinario. Appunto, 3 mesi fa non avremmo detto questo della Lazio, ma in effetti ha smorbidito un po' tutti, anche perché dobbiamo essere sinceri, io ho visto Brescia-Juventus, ma questa grande Juve sinceramente non la vedo ancora. Ma ci sono stati tratti del secondo tempo, la Lazio veramente ha fatto un bel gioco, cioè a prescindere, lasciamo stare il risultato che fa sempre bene, fa sempre comodo vincere una gara importante come quella con l'Inter, ma veramente ci sono stati tratti in cui Milinkovic è tornato ai fasti di un tempo quando veramente era un giocatore che faceva quello che voleva in campo, cioè ieri prescindere dal gol, ha fatto una grande prestazione, ma tutta la Lazio ha fatto una grande prestazione, voglio dire, nonostante ciò. Io ti faccio una domanda particolare: sei profondo conoscitore dei tifosi del mondo, ultima di campionato, c'è Napoli-Lazio. Lazio che se vince a Napoli vince lo scudetto, secondo te i tifosi del Napoli vorrebbero una vittoria della Lazio per far perdere lo scudetto alla Juve, o viceversa, al di là della rivalità che c'è pure con la Lazio, brucerebbe troppo che dopo essere stati per 8 anni sempre a rincorrere la Juve, il momento in cui la Juve viene meno è un'altra squadra che ne approfitta, quindi alla fine meglio che vince la Juve anziché vincere la Lazio. Ti fare contro la Juve va sempre bene, voglio dire, alla fine saremmo contenti lo stesso anche se lo scudetto andasse alla Lazio, e quindi voglio dire, tanto il nostro campionato, mi diceva sempre il mio caro amico poco fa, finirà probabilmente, il campionato del Napoli finirà con molto anticipo, nel senso che raggiunta quella quota importante che sarà quella della tranquillità, della salvezza, noi andremo avanti, voglio dire, per inerzia, con tutta la qualità. Tu non credi che il Napoli possa avere come obiettivo l'Europa League, la qualificazione dell'Europa League? Sì, allora l'Europa League, io dico che l'Europa League è solamente una perdita di tempo, perché porta via tante di quelle energie, in modo particolare se per ipotesi il Napoli non è la prima classificata dell'Europa League. Diciamo, se deve fare i turni preliminari. Se deve fare i turni preliminari è un dramma. Però ti giro la cosa, se non fai neanche l'Europa League devi smobilitare mezza rosa, perché a quel punto non c'è più necessità di avere una rosa di oltre 20 giocatori. Sì, questo è vero. Però e poi credo che andare ti mantiene alto nel ranking UEFA, non fare l'Europa League potrebbe essere un problema. Il problema sarà futuro, cioè noi dal prossimo campionato in avanti, poi ne riparleremo, dal prossimo campionato dobbiamo vedere un attimo dove ci andiamo a collocare, perché se noi faremo
per i prossimi 3-4 anni non faremo più piazzamenti in Champions, la cosa sarà un po' drammatica. Se invece incominciamo a mettere su una struttura per poter dire io ci voglio arrivare nei primi quattro posti, allora il discorso è diverso. Non parliamo solo del Napoli, anche perché poi dovremmo fare un ragionamento su quello che sarà il futuro assetto societario, se resti, poi le voci di vendita le raccogliamo tutti, anche se non è niente di ufficiale. Senti, i primi tre posti diciamo che sono assegnati. L'Atalanta secondo te sarà la quarta? O Diciamo, credi che per esempio la prima sorpresa del campionato sicuramente era la Lazio, perché nessuno si aspettava questo, nessuno si aspettava queste prestazioni. Non ci dimentichiamo, lo dico sempre, dopo il primo mese, se non vado errato, ma Lotito era lì, aveva avuto un battibecco con Inzaghi alla grande, o no? Vi ricordate questa storia? sì, minacciò, disse adesso teniamo una squadra, dobbiamo andare in zona Champions, altrimenti qua. Ma le minacce, tu lo sai meglio di me, le minacce non servono a nulla nel calcio, no? Che anche noi abbiamo minacciato e poi dopo non abbiamo concluso nulla. Cioè, voglio dire, non è Non ho che mai Inzaghi, minacciato nessuno, tu no, forse. no, neanche io ho minacciato mai. I presidenti che minacciano i propri giocatori non è che ottengono perché No, minacciano, assolutamente e quindi non è che la Lazio si è piazzata, ha avuto una bella escalation, non perché per no. Lotito. Comunque, l'Atalanta è la quarta? L'Atalanta sicuramente gli sta girando tutto bene. Però adesso L'Atalanta. torna la Champions, quindi un minimo di. Vero che la Roma c'ha l'Europa League che pure si toglie qualcosa, però Però è una l'Atalanta. squadra che. L'Atalanta è una squadra che ha continuità. Perché lo scorso anno, quando si è qualificata nella Champions, noi abbiamo detto: ma questa squadra è una sorpresa. Però si è qualificata. Quest'anno fa la Champions, passa anche. Passare il turno dopo aver fatto tre sconfitte in giro di È andata e stata un una punto bella nelle impresa, prime no? quattro partite È stata una bella impresa. è stato casuale. Io mi ricordo il Napoli Sì. fuori con 12 punti, questi sono passati con 7. Però, come tu ben sai, nel calcio ci vuole anche un pizzico di fortuna e Con quindi il l'Atalanta Manchester ha City, che questa volta si è giocata la partita, mentre quando si trattò di andare a giocare contro il Dnipro, io credo che Napoli volesse uscire tutto tra di noi. Contro l'Inghilterra, il Dinamo Kiev, no, che no, il Dinamo Kiev era contro il Dinamo, non giocarono e quindi Napoli fu eliminato. Senti, abbiamo detto queste prime quattro, in Europa League, tre squadre per l'Europa League. squadra dell'Euroliga. Napoli? Il Napoli ci andrà, speriamo bene, ma non è un vantaggio per noi andare in Europa Sì. League. Io dico di sì. Tu dici di Poi, sì, ma sì, è un solo per il vantaggio. ranking UEFA probabilmente. Se non fai l'Europa League l'anno prossimo, poi eventualmente vai a fare la Champions, ti trovi come se tutto va bene in terza E fascia. quindi solo per questo, però Senti, le altre due squadre? altre squadre a Milano stanno facendo di tutto per poterci andare. E stasera loro hanno un match, diciamo, anche difficile, perché Torino viene nella situazione. Però il Milan penso che sia una squadra attrezzata almeno per poter fare UEFA, lo vogliono fare assolutamente. Cioè, gli obiettivi loro hanno degli obiettivi ben precisi, quindi penso che il Milan possa essere. Senti, zona retrocessione. Spal e Brescia sono già retrocesse? Spalle è andato, mi dispiace per Semplici, ha fatto di tutto per stare lì a Ferrara e tenermi in questa categoria. C'era riuscito l'anno scorso, non c'è riuscito Due anni 2 anni fa, fa. due per 2 anni di Sì, finisce. ma voglio dire, ha fatto di tutto, però sinceramente quest'anno la squadra veramente è poca roba. Voglio dire, nel campionato nostro veramente non ha avuto mai le possibilità per poter dire la sua. Brescia? Brescia, Cellino lo conosciamo, cambierà anche altri tre allenatori. Oramai Lopez probabilmente, secondo me, l'ha preso già per fare la Serie B il prossimo anno. L'Apez però con Cagliari di qualche volta fa. La terza squadra? La Ci terza è sono brava, perché 4-5 squadre che sono. i genovesi stanno lì a farsi battaglia, sono in un punto. E poi ci sta il Poi Lecce che è 2 punti c'è avanti, c'è l'Udinese. l'Udinese, il Torino. Io la chiuderei a Lecce, però ho visto che Liverani si sta dando anima e corpo, ha dato un'identità a questa squadra, ma a prescindere dal risultato a Napoli, ha fatto punti anche domenica scorsa. Vedete, una squadra che sta battagliando nei confronti delle altre, riesce a muovere la classifica. Il Brescia non lo so quanto riesca a farla. La Sampdoria non lo so, Ranieri si sta arrampicando sugli specchi per poter Tu fare credi alla qualcosa di. possibilità che il Torino retroceda? Torino
più sentore magari che vada una Udinese. no, Diciamo una tra Genova, Sampdoria e Lecce. potrebbe andare una di dopo. Lecce in questo momento la vedo favorita nei confronti delle altre, mentre invece secondo me il dramma potrebbe essere a Genova o a Sampdoria. Non la vedo una squadra che possa affrontare, ora non so gli scontri importanti in casa o fuori casa, però la Sampdoria non riesce a reagire, quindi questo è un dramma. I Ranieri può fare di tutto, ma se i giocatori non rispondono, penso che sia difficile. Con questo abbiamo concluso, l'appuntamento è alla prossima.